Allora, buongiorno a tutti. Mi chiamo, andiamo via con le presentazioni. Mi chiamo Giampiero Fortunato e sono, diciamo, un vostro collega, nel senso che sono un dipendente del Comune di Salerno. Sono funzionario del Comune di Salerno part-time al 50% e, diciamo, nella mia attività mi occupo di appalti e partenariato pubblico-privato. Faccio la libera professione e come libero professionista sono supporto a RUP per appalti e contratti di partenariato pubblico-privato e sono supporto anche alla centrale unica di committenza proprio per la redazione degli atti di gara, bandi, disciplinari, capitolati e così via. Niente, oggi chi volesse rimanere in contatto con me può tranquillamente andare su Facebook, vedete, ho il mio gruppo che si chiama Appalti e Project Financing, per poter rimanere in contatto, per avere, visionare sentenze, articoli, bandi che io ritengo di utilità, e per avere questo rapporto diretto anche per quanto riguarda, diciamo, quesiti da porre e cose di questo genere. Quindi il gruppo Facebook Appalti e Project Financing, Dottor Fortuna. Detto questo, oggi ci occupiamo dei servizi tecnici. I servizi tecnici alla luce del codice degli appalti, ma anche alla luce del decreto semplificazione. Come tanti di voi sanno, ho avuto la fortuna di far parte di questo gruppo IFEL, all'interno di IFEL, che si è occupato della redazione di un vademecum per quanto riguarda il decreto semplificazione. Un vademecum che, se alcuni di voi non l'hanno già scaricato, vi consiglio di farlo andando proprio sul sito della Fondazione IFEL, che vi dà qualche piccolo suggerimento su come applicare il decreto semplificazione. È stato un gruppo di lavoro fatto da colleghi come voi, nel senso che sono tutte persone che nei loro enti sono esperti di questa materia e abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma devo dire la verità, rispetto ai riscontri che abbiamo avuto, posso essere ottimista e quindi che la cosa sia andata nel miglior modo. Oggi ci occupiamo dei servizi tecnici, come dicevo prima. Ci occuperemo della definizione dei servizi tecnici, che cosa sono fondamentalmente. Poi ci occuperemo della parte dei servizi tecnici che riguardano la pubblica amministrazione, cioè i dipendenti della pubblica amministrazione, quindi qualcosina vi dirò sugli incentivi, l'applicabilità degli incentivi. Poi invece qualcosa che riguarda i tecnici esterni alla pubblica amministrazione, quindi le modalità di affidamento dei servizi tecnici, sia alla luce del codice degli appalti che rimane tuttora in vigore, sia alla luce del decreto semplificazione. E ovviamente anche quel piccolo rapporto che esiste di quasi di conflittualità in alcuni casi tra il codice degli appalti e il decreto semplificazioni. E poi vi parlerò, se ci riusciamo, del bando tipo ANAC che riguarda i servizi tecnici, su come affidarli e diciamo anche gli obblighi che abbiamo o anche le opportunità che ci offre il bando tipo ANAC. Mi scuso già ad adesso per alcuni di voi perché probabilmente alcuni di voi saranno particolarmente esperti in queste materie e potrò dire delle banalità o delle cose particolarmente scontate. Però, voglio dire, dobbiamo cercare di coinvolgere quanto più è possibile un numero maggiore di persone, quindi mi scuso già da adesso se dirò delle cose che già sapete in alcuni casi. Per altri, probabilmente il mio approccio, che diciamo un po' più giuridico e non tecnico, potrà, sperando, potrebbe addirittura apportare un po' di qualcosa in più alle nozioni che già conoscete. Per quanto riguarda le domande le potete fare in chat. Io cercherò di fermarmi dopo ogni parte della lezione e semmai, se ci riesco, anche alla fine, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, vediamo di rispondere alle varie domande. Allora, servizi tecnici, partiamo prima di tutto dalla definizione. Il nostro codice degli appalti, vedete, i servizi tecnici dà una definizione piuttosto, diciamo, ridotta, perché l'articolo 3,1, lettera www,
Parla di servizi tecnici, di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici. Sono servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. Che cosa rientra all'interno di questi servizi tecnici? Rientrano i servizi di progettazione di lavori pubblici e vedremo quali sono in particolare. I servizi di progettazione di strumenti urbanistici, i servizi di verifica delle progettazioni di lavori pubblici e i tanto famosi servizi di supporto a RUP. Andremo a esaminare più o meno, qui sono diciamo, i principali servizi di natura tecnica che il nostro codice degli appalti va a disciplinare. Vedremo anche che hanno delle modalità diverse di affidamento, non si affidano tutti quanti allo stesso modo. Il codice ha cercato di dare, e ve lo anticipo, un favor, diciamo, che ha previsto delle normative specifiche per quanto riguarda i servizi di progettazione, adesso vedremo quali sono, lasciando in via residuale invece le progettazioni di strumenti urbanistici, i servizi di verifica delle progettazioni, i servizi di supporto a RUP, facendoli rientrare all'interno del calderone generico dell'appalto di servizi. Articolo 157, che è diciamo, quello che ci fa capire che cosa intendiamo per i servizi di progettazione di lavori pubblici e direzione lavori. All'interno di questo articolo, vedete, sono confinate tutti i servizi che rientrano nei servizi di progettazione e direzione dei lavori pubblici. Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. Sono tutti servizi che per poter essere affidati, vedremo tra poco, necessitano di una procedura specifica per piccole cose che andremo a vedere tra poco, che riguardano, che il codice degli appalti ha previsto per loro. Tutto il resto invece rientra nell'appalto di servizi. Ad esempio, per poter andare a, definire i servizi di natura urbanistica, ad esempio, nel codice degli appalti non c'è nessuna definizione. E io per poter come ogni operatore della pubblica amministrazione, per cercare di capire quale fosse la normativa che disciplinasse i servizi di architettura, i servizi, chiedo scusa, di urbanistica, sono andato a prendere il regolamento numero 213 del 2008, in cui cita i servizi di urbanistica e architettura paesaggistica, e sono prende quel regolamento in cui sono contenuti tutti i codici CPV che voi utilizzate quando andate a prendere il CIG. O quando dovete inserirli all'interno dei bandi di gara. È l'unica normativa che ci dice, a parte quelle regionali, ovviamente, è l'unica normativa nazionale che ci dà più o meno una citazione riguardo ai servizi di urbanistica, di architettura e di architettura. Tutto questo, cioè questa differenziazione che ho introdotto, è una differenziazione tra i servizi di progettazione di lavori pubblici e i servizi di natura urbanistica, è una differenziazione che nasce da lontano, nasce già con il vecchio codice, anche se il vecchio codice non aveva dato una definizione così specifica a questa differenziazione. Infatti, vedete, ho preso ad esempio alcuni pareri che ANAC ha dato. Riguardo appunto a questa differenziazione, cioè questo parere del 2015, numero 87 del 27 maggio, che cosa dice? L'oggetto dell'appalto in esame non appare riconducibile nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 del decreto 163-2006, relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aventi ad oggetto la progettazione di lavori pubblici, riguardando invece servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, che l'appalto è sottratto in ragione della tipologia delle prestazioni richieste alla disciplina specifica dettata per i servizi concernenti la redazione di progetti, preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché a quelle degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i servizi di progettazione di lavori pubblici sono quelli che erano previsti dall'articolo 90, che adesso sono stati trasfusi appunto nell'articolo 157, e beh, che si applicano semplicemente per i servizi di progettazione di lavori pubblici. I servizi invece che riguardano l'affidamento di servizi urbanistici, intesi come progetti di natura urbanistica, come piani regolatori,
con le varie denominazioni che ogni singola regione ha, o strumenti di attuazione degli strumenti di programmazione urbanistica, bene, tutti quelli non devono, non seguono, diciamo, la disciplina dell'affidamento degli incarichi tecnici per i lavori, ma hanno una disciplina diversa che rientra in tutto nell'appalto di servizi. Anche questo parere del 2013 dell'ANAC. Deve premettersi che l'appalto in esame, tenendo conto della natura delle prestazioni richieste all'aggiudicatario, è riconducibile all'ambito dei servizi attinenti all'urbanistica e come tale è sottratto all'applicazione della disciplina speciale degli articoli 90 degli articoli 252 e seguenti del DPR 207-2010, dettate per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Cita un AVCP del 2011, che ricordo che la vecchia autorità anticorruzione, quando si chiamava Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e un parere del 3 marzo 2011. Questo è un parere invece dell'ANAC 136 del 2013. Quindi vedete, anche in questo caso l'ANAC sottrae la disciplina all'applicazione del codice per quanto riguarda i servizi tecnici di ingegneria, e li fa rientrare all'interno degli appalti di servizi. Vediamo quest'altro. Appalto ha per oggetto l'incarico professionale, la redazione del piano urbanistico generale e della relativa valutazione ambientale strategica. In ordine alla natura delle prestazioni in esame, esse sono riconducibili alla figura dell'appalto di servizi, sottratti tuttavia alla disciplina specifica dettata per i servizi concernenti la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché quella degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione. Questo è ancora più chiaro, questo parere ANAC del 2013. L'appalto di servizi disciplina tutto ciò che non rientra, nella sostanza, negli incarichi di progettazione di lavori pubblici. Da questo discende che tutte le volte che noi dobbiamo affidare all'esterno un incarico per la progettazione di lavori pubblici, beh, dobbiamo utilizzare gli strumenti che il codice ci mette a disposizione per quella tipologia di contratti. Quindi l'articolo 157,2, a seconda poi se siamo sotto soglia o sopra soglia, e lo vedremo tra poco, ci dà una determinata disciplina. Tutto il resto, invece, che riguardano o i servizi di natura urbanistica, i servizi di natura ambientale o tutto ciò che ruota intorno a, diciamo, i servizi di natura tecnica, rientrano nell'appalto di servizi, cioè nella sostanza i tecnici vanno trattati come dei semplici operatori che si occupano della manutenzione del verde pubblico, nella sostanza. Ma attenzione, però, non siete i soli, cioè tutto questo rientrano anche, questo potrebbe essere oggetto di un altro corso, anche tutte le altre professioni, anche gli avvocati, anche i commercialisti e così via, rientrano tutti quanti negli appalti di servizi, con le stesse caratteristiche uguali. E con le stesse modalità con cui si affida un contratto per la pulizia delle aiuole, si affida un contratto anche per quanto riguarda un incarico professionale. Vediamo uno alla volta quei servizi di cui vi ho parlato in precedenza, che rientrano nel codice degli appalti. Abbiamo visto l'articolo 157,2 che ci dice quali sono i servizi che rientrano nella progettazione di lavori, quindi direzione, progettazione, collaudi. L'articolo 26 invece si occupa dei servizi di verifica della progettazione. La stazione appaltante dei contratti relativi ai lavori verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Vi ricordo che l'articolo 23 non è altro che l'articolo del codice degli appalti che si occupa dei livelli progettuali, quindi preliminare, o meglio, progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché la loro conformità alla normativa vigente. E in particolare, vediamo che cosa devono fare i verificatori. La verifica accerta in particolare la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di introduzione di variante di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati,
la manutenibilità delle opere ove richiesta. Queste sono le attività oggetto del contratto di verifica. E come potete vedere, il legislatore non ci è andato con leggerezza. Cioè, l'attività di verifica da questo comma riveste un ruolo fondamentale nel processo di realizzazione dell'opera pubblica. La completezza della progettazione, in particolare il fatto che sia appaltabile la soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la possibilità dell'ultimazione dell'opera entro i termini previsti, sono tutte attività fondamentali per il contratto che poi si va a realizzare per la realizzazione di quell'opera. Accanto alla verifica, o meglio, le modalità di verifica, che sono quelle, come vi dicevo prima, dell'appalto di servizi, cerchiamo però di capire questa verifica da chi può essere effettuata. Ce lo dice il comma successivo. Per i lavori l'importo pari o superiore a 20 milioni di euro può essere fatta da organismi di controllo accreditati, ai sensi della norma europea UNICEIA e ISO IEC 17170. Per lavori di importo inferiore ai 20 milioni di euro e fino alla soglia di quell'articolo 35, la soglia di quell'articolo 35 è la soglia per i lavori pubblici che è 5 milioni e rotti, non ricordo mai precisamente qual è la soglia perché cambia poi di anno in anno, è fatta dai soggetti di quella lettera A e di quell'articolo 46,1 che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità, ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità. Allora, sopra i 20 milioni di euro da organismi di controllo accreditati ai sensi di una determinata norma europea. Per importi inferiori, quindi tra 20 milioni e la soglia comunitaria che è 5 milioni e rotti, può essere effettuata o dai soggetti precedenti, organismi di controllo, oppure dai soggetti di quell'articolo 46,1 che non sono altro che liberi professionisti o società di ingegneria o associazioni di professionisti, che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità, senza specificarci però quale. L'importante è che abbiano un sistema interno di controllo della qualità. E questo è un primo dato. L'altro è che può essere la stessa stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità. Mi permetto di aggiungere a questo che le attività di verifica possono essere fatte anche attraverso gli accordi ex articolo 15 della legge 241-90, cioè quando un comune che ha a sua disposizione un ufficio che ha un sistema interno di controllo della qualità, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241, stabilisce un accordo con altri enti e beh, questi enti possono avvalersi degli uffici per poter verificare e validare la propria progettazione. I compensi per i soggetti che lo svolgono, rientrano in quel 2% famoso, potrebbe rientrare in quel 2% famoso previsto. O comunque, voglio dire, possono essere oggetto di dell'articolo 15 della 241. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di quell'articolo 35 e fino a 1 milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni. O le stesse stazioni appaltanti dispongono di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 39,9. Allora, abbiamo visto la soglia comunitaria è 5 milioni e rotti, adesso non ricordo qua, e fino a 1 milione di euro. In questi casi la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ma a condizione che il progetto sia stato redatto da progettisti esterni. E quindi è il caso degli appalti integrato e il caso degli appalti per contratti di partenariato pubblico-privato, dove la progettazione, almeno quella definitiva ed esecutiva, viene fatta esternamente. O le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Quindi, se non c'è questo sistema interno di controllo di qualità, ovviamente certificato,
Diciamo che le stazioni appaltanti possono verificare, quindi validare progettazioni solamente quando i progettisti sono esterni. Nel caso in cui invece i progettisti siano interni, in questo caso il progetto, l'ufficio deve avere il suo controllo di qualità certificato. Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31,9. Cioè, per i progetti, diciamo, non particolarmente complessi, quindi dal punto di vista del corrispettivo, la verifica è effettuata e anche la validazione dallo stesso responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi, dice, di questa struttura articolo 31,9, cioè si parla di un supporto a RUP di natura stabile. È un'innovazione del nuovo codice che riguarda gli aspetti, diciamo, principalmente la progettazione. Poi in alcuni casi viene, come dire, interpretata anche in maniera più estensiva, che riguarda addirittura l'attività successiva alla progettazione, e viene individuato questo supporto stabile al RUP che in qualche modo coadiuva il RUP in tutte queste attività, tra cui anche questa dell'attività di verifica alla progettazione. Quali sono? Abbiamo visto che oltre all'attività di verifica, di progettazione e di lavori pubblici e servizi urbanistici, altri servizi di natura tecnica che riguardano il codice degli appalti sono i servizi di supporto al RUP, che sono disciplinati dall'articolo 31 del nostro codice e dall'articolo 11. L'articolo 31. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare, ovvero alla specificità della fornitura del servizio, che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. Quindi, l'articolo 31,7, appalti di particolare complessità. Appalti che riguardano ovviamente lavori pubblici, ma anche fornitura o servizi, perché la complessità non è detto che sia per forza appannaggio della realizzazione dell'opera pubblica. Possono esserci anche particolari, diciamo, appalti di servizi che siano particolarmente complessi. In questi casi, quando si richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento può proporre alla stazione appaltante di conferire questi appositi incarichi di supporto all'intera procedura. Quando si parla di proposta alla stazione appaltante, non bisogna pensare che la stazione appaltante la si identifichi con l'organo di vertice politico, perché ovviamente gli organi di vertice politico in queste procedure si devono limitare semplicemente alla programmazione. In questo caso mi sento di dire che il RUP, quando non coincide con il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile, propone al dirigente di conferire appositi incarichi. Tutto questo perché? Perché il RUP in questi casi non ha diciamo, la potestà per poter affidare a terzi contratti pubblici, in quanto non. Essendo un funzionario e non un dirigente, non rappresenta l'ente verso l'esterno. Ecco perché il codice ha previsto questo propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi. Quindi appalti di particolare complessità. Nel caso in cui vediamo che c'è l'articolo 31,11, che cosa dice? Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati con le procedure previste dal presente codice ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. Allora, come vedete, io ho individuato e messo in evidenza quelle carenze accertate.
Quindi nel primo caso abbiamo visto appalti complessi. Nel secondo caso, carenze accertate, cioè quando all'interno dell'organizzazione complessa della stazione appaltante ci siano delle carenze. Accertate perché? Perché c'è bisogno che da qualche parte venga certificato che quella specifica professionalità non ci sia. Che quella professionalità sia inerente ai compiti propri del RUP. Allora, in questo caso, il dirigente competente può affidare con le procedure previste dal presente codice, significa gli appalti di servizi, che come vi ho detto prima, rientra in un servizio come tutti quanti gli altri. Diciamo, supporti, quindi professionisti che abbiano competenze di carattere tecnico, nel caso in cui c'è bisogno di un tecnico, inteso come un ingegnere, un architetto, un geologo e così via, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. Ad esempio, nei contratti complessi tipo di partenariato pubblico-privato, dove ci sono dove è richiesta la presenza di, diciamo, specifiche professionalità che sono di carattere giuridico ed economico-finanziario, oltre che tecnico, ecco, questo articolo fa il caso nostro, cioè con l'articolo 31,11 il RUP della stazione appaltante prende atto che all'interno della propria organizzazione amministrativa non sono previste determinate specificità come queste e si rivolge all'esterno, affidandogli ovviamente anche in questo caso rifacendosi agli appalti di servizi con le soglie previste agli appalti di servizi. Attenzione però con gli obblighi previsti dagli appalti di servizi e quindi c'è l'obbligo di MEPA, ad esempio, o in generale del mercato elettronico. Quindi bisogna andare su MEPA e affidare gli incarichi sia di natura tecnica, sia economico-finanziaria, sia amministrativa, organizzativa e legale attraverso le procedure previste da MEPA. Una sintesi. Quindi, dall'articolo 31 del codice dei contratti, noi praticamente evinciamo che gli affidamenti come supporto al RUP possono esserci fondamentalmente in due casi: o per specifici appalti complessi che riguardino lavori pubblici, servizi o forniture, ovvero qualora all'interno della stazione appaltante non sia presente nessun soggetto in grado di poter espletare le mansioni previste dal RUP. Per quella tipologia di incarico. E quindi solamente in questi due casi noi possiamo ricorrere all'esterno per affidare le attività di supporto a RUP. Ma questo supporto tecnico a RUP, in quale attività, diciamo, può essere d'aiuto al responsabile uno del procedimento, cioè in che cosa noi lo possiamo nominare? Lo possiamo nominare in tutte le fasi del procedimento per la realizzazione di quell'opera, per l'affidamento di quel servizio o di quell'appalto di forniture o per la realizzazione di quel contratto eventualmente di partenariato pubblico-privato. Quindi, nella fase dell'affidamento della progettazione dell'opera, nella fase della progettazione dell'opera, nella fase della gara di affidamento dell'appalto per realizzare quell'opera o quel servizio, ma anche nella fase di esecuzione del contratto di appalto. Come vedete, in tutte le attività in cui il RUP è diciamo, il fulcro del procedimento, in tutte quelle attività, il RUP per, ahimè, sgravarsi di alcune attività, di alcune responsabilità e anche di mansioni che non rientrano comunque nella sua competenza, può richiedere con le modalità previste per gli appalti di servizi il supporto di questi di natura tecnica, di natura giuridica, di natura economico-finanziaria. Quindi, fase dell'affidamento alla progettazione dell'opera, nella fase anche della progettazione dell'opera, nella fase della gara. E nella fase poi di esecuzione del contratto, quando deve controllare ovviamente che l'esecuzione del contratto avvenga nel rispetto del progetto e del contratto di appalto o del contratto di partenariato pubblico-privato.
Prima di passare agli incentivi e quindi a ciò che riguarda internamente il ruolo dei, diciamo, dei tecnici, vedo di rispondere, se ci riesco, ad alcune domande su questa parte. La determinazione degli onorari relativi all'incarico per la VAS del regolamento urbanistico, come si determinano? Possono essere valutati a vacazione? Sì, se non sono previsti ovviamente all'interno del decreto che va a indicare i corrispettivi, assolutamente è l'unico modo per poterli determinare. Si chiede se per affidi inferiori a 75.000 euro proceduti da indagine si deve applicare esclusione automatica se offerta è minore di 5. Allora, questo ne parleremo nel decreto semplificazione dopo, perché tenga presente che i 75.000 euro non sono obbligatori, poi dopo vi spiego anche il perché. Roberto Bergamini, per lavori sotto al milione di euro, nel caso il progettista sia lo stesso RUP, dipende dal PA, chi può fare la validazione? Normalmente sì, questo è un problema dei piccoli comuni, una cosa che avviene normalmente. Diciamo che la norma parla di verifica e validazione fatta dallo stesso RUP, quindi potrebbe essere lo stesso RUP a farlo. Carmela, la collega via Vattene, accertata carenza può anche significare che la competenza c'è in ufficio, ma vi è un sovraccarico di lavoro in capo a uno o più soggetti. Beh, questo ci andrei un pochettino più con le molle, sinceramente. Questo no, nel senso che la mancata competenza è quando non c'è proprio quella figura. La figura non c'è perché è una professionalità che al momento è richiesta, perché non dimentichiamo che tu puoi ricorrere al supporto al RUP non perché non hai personale, perché la norma dice ok, se tu non hai personale perché non lo assumi, ma quando tu non hai quella specifica competenza, è solo in quel caso lì tu puoi ricorrere all'esterno. Nel caso in cui noi non abbiamo risorse umane da dedicare a determinate attività, la norma vorrebbe, utilizzo il condizionale, che l'amministrazione procedesse all'assunzione attraverso gli strumenti previsti dal decreto 165 del 2001. Obbligo di Consip e MEPA anche per importi fino a 5.000 euro, dice il collega Della Nuce. No, nel senso che sotto i 5.000 euro non è previsto nessun obbligo di andare su MEPA. Quindi si può essere anche inferiore a 5.000, se è inferiore a 5.000 euro e fuori MEPA. Ovviamente consiglio comunque di utilizzare qualcosa di tracciabile, che può essere o una piattaforma che avete del vostro comune o eventualmente una PEC. Allora, uffici tecnici, incentivi. Vediamo un attimo qualcosa che riguarda i tecnici all'interno delle stazioni, delle singole stazioni appaltate. L'articolo 113 del codice destina un apposito fondo risorse per incentivare le funzioni tecniche. Per quali attività, prima di tutto? La programmazione degli investimenti. Allora, la programmazione degli investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e controllo delle gare, l'esecuzione dei contratti, le attività di RUP, la direzione di lavori o di esecuzione, il collaudo o collaudo statico di verifica di conformità. Allora, ahimè, lo capite già voi da adesso, viene confermata questa eliminazione delle attività di progettazione. Quindi, come vedete, la norma si basa fondamentalmente sulle attività di programmazione degli investimenti, di valutazione preventiva di progetti fatti da altri, immagino. Predisposizione e controllo sulle gare e poi tutto ciò che riguarda, diciamo, la parte a valle del procedimento di gara e quindi la esecuzione dei contratti, la direzione dei lavori di esecuzione, quindi il DEC per intenderci, il collaudo e i collaudi e poi ovviamente tutto ciò che riguarda le attività del RUP. Questi sono i macro interventi che la norma prevede. Ovviamente questi macro interventi devono essere in qualche modo calati sulle singole, diciamo, organizzazioni delle singole stazioni appaltanti. E quindi esplodere, diciamo, queste macro attività in altre attività che possono fruire degli incentivi previsti dall'articolo 113. Che cosa ci dice
un po' per quanto riguarda gli uffici tecnici di incentivo. Il tenore letterale della norma, che fa espressamente riferimento al lavoro, servizi e forniture posti a base di gara, ha indotto i giudici contabili a ritenere che siano incentivabili esclusivamente i contratti affidati mediante una procedura comparativa. Su questo vi riporto la Corte dei Conti in Lombardia 2019, Puglia, Marche, Liguria. Quindi tutte le volte che c'è una procedura comparativa noi possiamo contare su questi incentivi. Però, attenzione, ciò non significa che si debba per forza svolgere una gara di evidenza pubblica, essendo sufficiente una reale competizione tra operatori economici. In pratica non è possibile erogare incentivi correlati a contratti affidati direttamente. Allora, quando c'è, adesso lo vediamo. Ci deve essere una reale competizione fatta anche sui preventivi, non solamente su una gara ufficiale. Quando invece c'è un affidamento diretto, beh, su quello, i giudici contabili hanno difficoltà ad ammettere, che ci possa essere un incentivo. La procedura negoziata senza bando, considerato che impone una procedura comparativa tra un numero minimo di operatori da 5 a 15, consentirà agli operatori di accedere al fondo in oggetto. Quindi, nel momento in cui parliamo di procedure ex articolo, ad esempio, 36, comma 2, lettera B, beh, su quello noi possiamo pensare di poter mettere nel quadro economico gli incentivi. L'ultimo paragrafo del comma 2 dell'articolo 113 stabilisce che nel caso di appalti relativi a servizi e forniture, la distribuzione dell'incentivo sia ammessa nel caso in cui sia nominato il direttore di esecuzione. Allora, ricordiamo prima di tutto che se noi procediamo con la lettera A dell'articolo 36, sembrerebbe dai giudici contabili che abbiamo difficoltà nel poter riconoscere l'incentivo agli uffici. Nel caso in cui invece noi ci concentrassimo sull'articolo 36,2 lettera B e quindi con i 5 operatori economici, ebbene in quel caso possiamo contare sugli incentivi. Ma non è solo questo il limite all'erogazione degli incentivi, c'è anche qualche altro limite, almeno altri due che adesso andremo a vedere. Il primo. Come dicevo, l'ultimo paragrafo del comma 2 dell'articolo 113 stabilisce che nel caso di appalti relativi a servizio o fornitura, la distribuzione dell'incentivo sia ammessa nel caso in cui sia nominato il direttore di esecuzione del contratto. Quindi, se non c'è il direttore di esecuzione del contratto, non si può accedere agli incentivi. Questo immagino perché sia per la complessità o meno dell'operazione. Questo riguarda semplicemente per i servizi alle forniture. Attenzione, eh? Quando è che però viene nominato il direttore di esecuzione del contratto? Perché non è che può essere nominato sempre. Il direttore di esecuzione deve essere un soggetto distinto dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro. Allora, in questo caso, il DEC può essere previsto per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. Allora, se siamo sopra i 500.000 euro, siamo tranquilli, nel senso che possiamo tranquillamente provvedere a nominare il DEC e quindi automaticamente ad accedere anche agli incentivi previsti per gli appalti di servizi e forniture. Per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, quindi quando si parla di impianti tecnologici, che ci sia una complessità, anche se siamo sotto i 500.000 euro. Anche se siamo sotto i 500.000 euro per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, quando è una competenza varia, ad esempio appalti di Global Service, mi viene in mente, dove ci sono più di una competenza per poter procedere a quella tipologia di appalto. Oppure, e vediamo in seguito, per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. Infine, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Quindi, oltre alla soglia dei 500.000 e gli altri due punti che abbiamo visto, il B e il C,
per interventi caratterizzati da componenti o processi produttivi innovativi. Quindi l'oggetto dell'appalto deve prevedere, se esso un'opera, chiedo scusa, se esso un servizio o una fornitura, dei processi produttivi particolarmente innovativi. E l'altra cosa, qualora ci sia un coinvolgimento di unità organizzative diverse, cioè quando l'ufficio che pone in essere la gara preveda la compartecipazione di altri funzionari di altre unità organizzative. Da questo discende che in questi casi in cui le gare sembrano particolarmente complesse, sia dal punto di vista della preparazione della gara, sia dal punto di vista, diciamo, dell'esecuzione della gara, quindi anche dell'esecuzione del contratto, e quindi c'è bisogno di una vigilanza particolarmente strutturata, che non può essere fatta semplicemente dal RUP. C'è la nomina del DEC in questi casi e automaticamente si libera la possibilità di poter ricorrere agli incentivi per l'intero ufficio. Questa, diciamo, è una raccomandazione che fanno i giudici contabili. E cioè dicono: facciamo attenzione, le amministrazioni non possono introdurre norme regolamentari che consentono al direttore dell'esecuzione, che sia designato per appalti di valori inferiori a 500.000 euro o al di fuori delle ipotesi previste alla linea guida numero 3, di accedere al fondo incentivante. Secondo i giudici contabili, non è tollerabile che attraverso il regolamento dell'ente si aggirino le linee guida dell'ANAC. Questa è la Corte dei Conti Veneto del 2019, Corte dei Conti Lombardia 2020, quindi anche abbastanza recente. Allora, molto spesso che cosa succede? Che i regolamenti vanno un po' in maniera autonoma, cioè non tengono conto né delle normative previste né tantomeno delle linee guida ANAC, che in alcuni casi, attenzione, sono produttive di norme, perché non tutte le linee guida ANAC sono, diciamo, soft law che danno delle norme, diciamo, di indirizzo. In alcuni casi, quando sono previste per legge, hanno potere normativo regolamentare. Quindi, qualora con il regolamento interno dei comuni, che deve recepire l'articolo 113, si vuole in qualche modo aggirare al fine di concedere, diciamo, l'incentivazione anche quando non è consentita, bene, in questo caso bisogna stare attenti, perché la Corte dei Conti questa cosa l'ha stigmatizzata in queste due sentenze. Infatti, la Corte dei Conti Lombardia ha ritenuto che il ricorso alla prestazione incentivante debba risultare necessariamente coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente, con particolare riguardo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e alla programmazione dei lavori pubblici, di cui l'articolo 21 del Decreto Legislativo 50-2016, in linea peraltro con la centralità della fase della programmazione evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa. Ecco un altro limite che ci mette la Corte dei Conti per quanto riguarda l'incentivazione degli uffici. Cioè dice, guardate che è fondamentale la programmazione, per tutto perché questo riguarda, diciamo, tutta l'attività di acquisizione di beni, servizi, lavori. Oramai la programmazione è fondamentale, ve ne siete resi conto anche voi, non solamente per quanto riguarda i lavori pubblici, ma anche oramai per i beni e servizi. Non a caso, prima era facoltativo, adesso è obbligatorio il piano annuale di beni e servizi e l'elenco biennale. Ma anche è fondamentale perché per cercare in qualche modo di tenere sotto controllo la spesa pubblica. Quindi lega la Corte dei Conti Lombardia il ricorso alla prestazione incentivante col fatto che essa sia collegata a un intervento previsto nella programmazione economico-finanziaria dell'ente. Solo in questi casi è prevista l'incentivazione per gli uffici. In sintesi, secondo i giudici contabili, non sarebbe possibile procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza della fase di programmazione degli acquisti. Questo ce lo dice la Corte dei Conti Piemonte del 2019. Da questo discende che di inserire nell'elenco annuale di lavori anche attraverso variazioni anche gli interventi di valori inferiori a 100.000 euro. Perché se, voglio dire, la fase della programmazione è fondamentale ai fini dell'elargizione di questi incentivi, credo che
rinunciare anche agli interventi inferiori a 100.000 euro potrebbe essere una perdita per diciamo, il personale della pubblica amministrazione. Quindi inserire anche quelli nella programmazione. Ma tutto questo, devo dire la verità, va a vantaggio della stessa stazione appaltante, perché come vi ho, come dico sempre nei corsi che tengo, la fase della programmazione è fondamentale per poter operare un razionale utilizzo delle nostre necessità e per poi affidare in maniera chiara e per tempo le attività che riguardano l'acquisizione di beni e servizi, ma anche di lavori pubblici. Quindi la programmazione da questo punto di vista ritengo sia fondamentale. Il giudice ha fatto molto bene a legare gli incentivi con la programmazione perché, tra virgolette, incentiva i funzionari a programmare per tempo tutto il fabbisogno della propria stazione appaltante. Altro limite per quanto riguarda gli incentivi tecnici. La Corte dei Conti ha escluso che l'incentivo possa essere riconosciuto nel caso di contratti di concessione di servizi, limitando l'applicabilità dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 150/2016 ai contratti di appalto in senso stretto. Questa è la Corte dei Conti 2019, Lombardia. Devo anche dire, a onor del vero, non l'ho riportato, che ho trovato due Corti dei Conti Veneto che invece lo ammettono. Immagino la vostra faccia, che è la mia. Capisco bene, cioè, che, bene, perfetto, che facciamo? Devo dire però le due sentenze della Corte dei Conti Veneto, sono una dopo l'altra, sono le uniche, perché poi sia le altre Corti dei Conti che vi ho citato, sia questa, sia anche l'ANAC, sembra che non sia di questo avviso, cioè non lo ritiene fattibile elargire diciamo, l'incentivo per quanto riguarda i contratti in generale di partenariato pubblico-privato. Ce lo spiega anche perché credo che nella slide successiva, sì, eccola, dovrebbe essere anche spiegata. Cioè, praticamente la Corte dei Conti sostiene che l'ostacolo rinvenuto alla Corte all'incentivabilità delle funzioni tecniche è dato dall'assenza del bilancio previsionale di uno specifico stanziamento di spese sul quale parametrare il fondo incentivante. Per ragioni analoghe, i giudici contabili escludono che l'incentivo possa essere pagato nel caso di opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dal privato titolare di permesso a costruire e nel caso di edificazioni con contratto di partenariato pubblico-privato. Quindi, tutte le volte che l'amministrazione non ha un capitolo nella sostanza di spesa da cui attingere, è quello che ho capito io, la Corte dei Conti sostiene che non può essere elargito l'incentivo perché non è diciamo, conforme all'articolo 113, perché quando l'articolo 113 parla di fondo incentivante, si riferisce a un fondo incentivante su un capitolo di spesa. Nei contratti di partenariato pubblico-privato e nelle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dal titolare del permesso a costruire, questo capitolo di spesa non c'è. E quindi, ahimè, per queste motivazioni, l'incentivazione agli uffici non è prevista. Quindi bisogna cercare di fare attenzione per quanto riguarda queste tipologie di contratti. Prima di passare agli affidamenti, perché adesso ci sono le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione, vediamo di rispondere a qualche quesito che ci è stato posto. Vediamo un attimo. Ah, vedo che ci sono state tantissime. Ok, allora, Paolo Menotti, l'articolo però parla di carenze nella stazione appaltante, non nel settore del RUP, quindi se è così tecnico, io supporto al settore, sì, esatto. Più di una volta mi è capitato, io stesso sono supporto al RUP molto spesso, e i dirigenti del settore di riferimento che mi devono conferire l'incarico, mandano una nota a tutti gli altri settori
chiedere se c'è diciamo, una figura specialistica per i contratti di partenariato pubblico-privato, o anche nel caso di appalti specifici che si vanno a fare, che hanno bisogno di una professionalità particolare, e attende prima che gli altri settori rispondano, quasi mai nessuno risponde, però quei pochi che rispondono negativamente, solo a quel punto procede con l'affidamento, citando all'interno del provvedimento di affidamento che è stata fatta questa verifica come da nota del. Quale difendono di ordinare gli importi a base di appalto per l'affidamento di incarichi di supporto a RUP? No, non esiste l'affidamento di riferimento normativo, perché lei lo può trovare sia Palmino Belambro, si saluti, amico Palmino Belangeniere. Niente, tu lo puoi trovare ovviamente per quanto riguarda il supporto tecnico, se non ricordo male, per gli ingegneri e gli architetti esiste nel decreto ministeriale esiste la specifica voce. Per quanto riguarda gli altri, no, non c'è. Quindi diciamo, deve venire fuori da un'indagine di mercato fondamentalmente, da quello lo si potrà capire. Maria Del Bon, obbligo di corso al MEPA per affidare i servizi tecnici per la gestione del lavoro fino alla soglia comunitaria? Sì, obbligo di corso al MEPA. Sono servizi come tutti quanti gli altri e quindi necessitano del ricorso al MEPA. La mediazione è quindi sempre di spettanza del RUP, dipende dall'apporto dell'appalto, sì, è la verifica che deve essere fatta diciamo, da quegli organismi di cui vi ho parlato prima, perché la verifica è un'attività propedeutica alla validazione. La verifica è quella di cui parla l'articolo 26, sono quelle attività previste. Il RUP poi emette il suo provvedimento, il suo atto amministrativo che riguarda la validazione. La collega Mancini, ma intanto i consigliatori dicono che per incarichi professionali non è necessario ricorso al MEPA, in quanto tratta di servizi intellettuali. Può chiarire questa cosa? Io parto da un altro presupposto, e cioè che noi abbiamo il ricorso al MEPA perché ce lo dicono due norme, l'articolo 37 del codice degli appalti e una legge finanziaria del 2006, la legge finanziaria del 2006, dove parla di appalti di servizi. Siccome i servizi intellettuali rientrano negli appalti di servizi, ecco perché anche per gli incarichi professionali c'è l'obbligo del MEPA. Non a caso, voglio dire, se lei va ad aprire MEPA troverà centinaia di migliaia di professionisti, tra cui anche io sono iscritto a MEPA e vengo normalmente pescato su MEPA. Collega Della Noce, sopra i 5.000 euro invece di Consip e MEPA posso utilizzare piattaforme regionali? Sì. Lei le piattaforme regionali le può utilizzare perché sono piattaforme fra virgolette riconosciute, perché sono centrali di committenza qualificate, sono soggetti aggregatori. Ogni regione ha il suo soggetto aggregatore di riferimento. Arca Sintel penso sia in Lombardia, in Campania, io sono campano, c'è Soresa oltre a diciamo, a quella nazionale che è Consip, quindi va benissimo. L'articolo 113, applicabile agli affidamenti effettuati in deroga ai sensi della legge 120-2020? Sì, perché no? Assolutamente, se rientra nei limiti di cui ho detto prima, va bene anche per quanto riguarda gli affidamenti in deroga con il decreto semplificazione. Per affidamenti in carichi di importo inferiore a 75.000, è possibile chiedere ai professionisti scelti un preventivo sul quale poi andrà dato un giudizio di congruità? Sì, come no? Lei sotto i 75.000 euro, come sotto i 40.000 euro, è una procedura negoziata. Che cosa significa? Che lei deve negoziare con il singolo professionista o con più professionisti se lo ritiene opportuno. E di conseguenza tutto questo, diciamo, lo può fare anche con più di un preventivo. Per gli affidamenti mediante gara di procedure di partenariato pubblico-privato, che prevede allora. E per gli affidamenti mediante gara di procedure di partenariato pubblico-privato, che prevede un progetto di investimento? No, questo non mi è chiaro, Balloni. Non ho capito bene che cosa vuole dire in questa cosa. Cioè, dice per le gare di procedure di partenariato pubblico-privato, che prevede un progetto di investimento? Sì, però su quello, ahimè, non è previsto nessuna tipologia di incentivo per quelle motivazioni che ha riportato, che vi ho riportato con la Corte dei Conti. Allora. Francesca Romana Mancini, gli incentivi non riguardano la procedura di gara, ma tutto l'iter di realizzazione dell'opera. Sì, è vero, nel senso che, come avete visto nell'articolo 113, ci sono tutte le attività che sono incentivanti e che vanno dalla programmazione dell'opera fino alla, diciamo, direzione dei lavori e fino ai collaudi. Quindi sono tutte attività che sono incentivanti, ma tutto questo dovete prevedere all'interno del vostro regolamento.
Gli incentivi per l'affidamento del servizio tecnico di ufficio di direzione lavori sono previsti previa procedura di gara. Il mio dirigente non vuole accantonarle e non riesco a trovare sentenze specifiche in merito. Allora, se lei non ha un'attività, se lei non fa un'attività, non può essere incentivata. Quindi, se lei prende un incentivo per la procedura di gara, lei la gara la deve fare, altrimenti l'incentivo non lo può prendere. Probabilmente questo è il problema del suo dirigente. Ma attenzione, però, li deve accantonare, solo che poi non li liquida, che è un altro discorso, ma li deve accantonare, nel senso che se c'è una gara da fare, che poi la gara non viene fatta, o per varie ragioni, li deve comunque accantonare. L'applicazione degli incentivi è solo una possibilità o un obbligo da inserire nel quadro economico dell'intervento? È questa bella domanda. Adesso non ricordo se l'articolo 113 parla al presente, ma credo di sì, perché credo parli al presente, quindi secondo me è un obbligo. E quindi deve mettere all'interno del quadro economico dell'intervento al fine di rendere diciamo, evidente a tutti qual è la percentuale che poi viene riconosciuta agli uffici. Se ho avviato una manifestazione di interesse ante decreto semplificazione ed ora legge 120 che prevede importi sopra i 40.000 euro, invece sopra i 75.000 euro. Posso archiviare la manifestazione e attivare una procedura prevista articolo 2,2 della legge 120 con affidamento diretto? Sì. Attenzione, la manifestazione di interesse ancora non è procedura di gara. La manifestazione di interesse è un'attività che infatti non è neanche disciplinata dal codice degli appalti. La manifestazione di interesse è disciplinata dalle linee guida che ci dicono più o meno come deve essere fatta, ma ancora non siamo nella fase di gara. La gara viene successivamente. Infatti voi la manifestazione di interesse la fate extra MEPA, la fate attraverso la pubblicazione dell'avviso diciamo all'albo pretorio sul vostro sito internet. Poi quando fate la gara attraverso RDO o attraverso trattativa diretta a seconda degli importi, andate su MEPA. E quindi quella è gara. Quindi lei può in qualsiasi momento interromperla, non ha nessun tipo di problema. Carlo Magno, il caso di lavori che prevedono interventi ripetitivi a cadenza annuale, sempre piano di forestazione, che di fatto vengono gestiti in economia da vari enti delegati e tanto generalmente dalle regioni, può riconoscersi incentivo sull'esecuzione direzione lavori? Sì, nel senso che la norma non prevede che non vengano dati per quanto riguarda i lavori, perché i servizi e forniture. Lei forse sta parlando di un piano di forestazione, immagino che sia a questo punto un servizio più che un lavoro. Allora, se è un servizio deve essere superiore a 500.000 euro oppure ricadere in quelle lettere di cui abbiamo detto prima. Se è un lavoro, lei il problema non ce l'ha. Ferruccio Ponza, la programmazione dei lavori e servizi è comunque già riportata nei DUP. Sì, è giusto, però sotto i 100.000 non è previsto nell'elenco annuale, elenco biennale di servizi. Ecco perché si parlava di subordinare l'incentivazione alla programmazione dei lavori e dei servizi. Qualora la concessione di servizi preveda la realizzazione di lavori e preveda nel quadro economico le somme per l'articolo 113, è possibile procedere alla liquidazione del fondo incentivante? No, perché come avete visto la Corte dei Conti dice, attenzione, vedete che la concessione di servizi non prevede nessun capitolo di spesa, perché diciamo, le concessioni sono diciamo a titolo gratuito, non passano per il bilancio dell'ente se non per il prezzo o per i canoni di volta in volta, ma fondamentalmente i lavori che sono quelli incentivabili, come anche i servizi che sono incentivabili, beh, quelli devono essere in qualche modo a carico del soggetto privato, tanto non c'è il trasferimento del rischio operativo. Quindi questo è il motivo per cui non è previsto neanche non è prevista l'erogazione degli incentivi. Nel caso di affidamento esterno per progettazione strutturale e presentazione verifica sismica, il DL 2017 prevede il calcolo parametrico della parcella in base alle prestazioni da svolgere, incluso il rilievo. L'indagine di relazione geologica è preferito appaltare tali incarichi subordinatamente al servizio di ingegneria che includeva tutto il pacchetto dei servizi di rilievo e delle indagini geologiche richieste alla relazione distinguendo i servizi richiesti? Insomma, non mi è chiarissimo quello che lei dice. Se capisco bene, però, lei sta parcellizzando la progettazione e questo è vietato. Quindi non deve mai dividere le attività di progettazione e affidarle. La progettazione è un unicum e tutta deve essere affidata allo stesso soggetto, che può essere o un ATI
un singolo professionista o una società di ingegneria, insomma, come previsto dall'articolo 46,1. È incentivabile l'estensione di un contratto principale. Questo non saprei, sinceramente. Lei quando parla di estensione di un contratto principale, immagino che faccia riferimento alle perizie di variante, se sono incentivabili o meno. Questo è un terreno scivoloso, devo dire la verità, su cui non ricordo di aver letto qualcosa della Corte dei Conti. Io andrei, quando non vedo qualcosa della Corte dei Conti, io faccio al contrario, cioè ho sempre un atteggiamento precauzionale. Sono abituato che se faccio qualcosa è quando so che veramente posso farla, quando c'ho qualcosa che copre quell'attività, c'è un documento di qualcuno che mi copre quell'attività, che sia una sentenza ANAC, un parere, diciamo, una sentenza della Corte dei Conti o un parere della Corte dei Conti. Io non ne ho letti, non ne ho letti, però devo dire la verità, ci andrei piano, ecco, utilizzerei la precauzione. In tanti consideratori dicono che per incarichi personali non è necessario ricorso a medico, a tratti di servizi intellettuali. Gli ho già ripetuto, non so perché i servizi intellettuali non hanno una disciplina a sé stante nel codice degli appalti. Se lei va a vedere il codice degli appalti, non c'è scritto servizi intellettuali, c'è scritto servizi. Gli stessi servizi di natura, giuridica, legali, che sono disciplinati dall'articolo 17, nel comma 1 si dice che sono appalti di servizi. Quindi tutto ciò che rientra nei servizi non si fa differenza, il codice non fa differenza tra i servizi intellettuali o meno. Di conseguenza trova applicazione l'articolo 37 e la legge finanziaria del 2006 che obbliga ad andare su MEPA. Poi, voglio dire, i colleghi nei vari corsi danno le loro opinioni, ci mancherebbe altro, però ecco, io mi rifaccio a queste due norme, articolo 37 e legge finanziaria del 2006. Sarei curioso di capire questi colleghi a quale norma si rifanno. Ecco, questo è tutto. Si può fare su Meta un RDO per affidamenti di servizi tecnici 1,2 lettera A del DL semplificazione? Se la risposta è affermativa, trattasi di procedura negoziata. Sì, è una procedura negoziata. Cioè, l'articolo 1,2 riguarda gli affidamenti sotto soglia e sono tutte procedure negoziate con delle soglie diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 36. Questo è tutto. Quindi va benissimo. La trattativa diretta su MEPA è assimilabile ad una gara? No, o meglio, sì, nel senso che rimane sempre una gara, attenzione, però non ha le caratteristiche della competizione e quindi non può essere riconosciuto l'incentivazione. Rimane assimilabile a una procedura di evidenza pubblica, per intenderci, perché lei dà comunque evidenza pubblica di come spende i soldi dell'amministrazione. Però, ai fini dell'incentivazione, come abbiamo visto prima, la Corte dei Conti la esclude. No, credo bene, per appalti, servizi e forniture l'incentivo è ammesso solo se non nominato il 3 secondo diventa l'importo. Allora, ripeto, servizi e forniture è ammesso l'incentivo, partiamo da questo, ma è ammesso a condizione. Una delle condizioni è che venga nominato il direttore di esecuzione del contratto. Se non è nominato il direttore di esecuzione del contratto, come ci dice l'articolo 113, ultimo, comma 2, ultimo periodo, non possono essere erogati questi incentivi. Però a questo lei deve aggiungere linee guida ANAC numero 3 che ci dicono quando deve essere nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, che non è che può essere nominato sempre. Ci sono dei casi in cui può essere nominato e può essere nominato sempre per appalti di servizi e forniture sopra i 500.000 euro e per altre tipologie di casi che sono previste alle lettere B, C, D, E, F, mi sembra, di cui prima ho parlato. E quindi se rientra all'interno di quella casistica lei può nominare il direttore dell'esecuzione e quindi automaticamente prevedere l'incentivazione. Colella, in caso di affidamento diretto è possibile non liquidare solo la parte di incentivo relativa alla procedura di gara? Liquidare il 3? No. In caso di affidamento diretto, la Corte dei Conti esclude la possibilità di dare le incentivazioni. Quindi mi dispiace, non è proprio possibile. Se personale, gli intenti degli appalti di servizi aventi ad oggetto il servizio di direzione lavori e corrente di sicurezza. Allora, mi scusi, mi sono espressa male. Gli intenti per un appalto di servizi aventi ad oggetto il servizio di direzione lavori e corrente della sicurezza, i dipendenti hanno diritto agli incentivi, il RUP del servizio, i suoi assistenti del controllo del servizio di che trattasi, contratto di servizi inserito nell'elenco annuale del servizio di gara sopra soglia dirigente.
istituisce l'ufficio di direzione di esecuzione del contratto, ma non procede all'accantonamento dell'incentivo né nella termine accotenna dei termini di aggiudicazione. Allora, appalto di servizi aventi ad oggetto servizi di direzione lavoro e coordinamento della sicurezza. I dipendenti hanno diritto agli incentivi, ovviamente non per direzione lavoro e coordinamento della sicurezza. I RUP dei servizi e i suoi assistenti nel controllo del servizio di che tratta? Sì. Contratto di servizi inserito nell'elenco annuale del servizio gara sopra soglia, il dirigente istituisce l'ufficio di direzione e di esecuzione del contratto, ma non procede all'accantonamento dell'incentivo. Allora, se riguarda, se l'appalto di servizi ha ad oggetto il servizio di direzione lavoro e coordinamento della sicurezza, allora, per quanto riguarda le voci di direzione lavoro e coordinamento della sicurezza, qua l'incentivo non è riconosciuto, ovviamente, perché voi lo state affidando all'esterno. Per quanto riguarda invece le attività che sono state svolte da, diciamo, dal precedentemente, allora in quel caso lì sì, deve essere dato l'incentivo, anche se però in questo caso non viene nominato il direttore di esecuzione del contratto. Attenzione, qui non viene nominato il direttore di esecuzione del contratto, di conseguenza non avete diritto agli incentivi. Bisognerebbe vederla meglio, dovrei vedere un po' più di materiale su questa cosa, perché per un servizio di direzione lavori non si capisce perché dovrei nominare il DEC che vada poi a, diciamo, a vigilare sul direttore dei lavori. No, secondo me gli incentivi non sono dovuti. Ferruccio Pedri, per uno studio di fattibilità delle alternative progettuali è previsto l'incentivo per il gruppo di lavoro per il solo tecnico progettista interno, nel primo caso in base alla quale norma e modalità si ripartisce. Allora, uno studio di fattibilità delle alternative progettuali, no, in questo caso non è previsto l'incentivo, o meglio, l'incentivo è previsto per la programmazione e basta. Per uno studio di fattibilità alternativo non è previsto nessuna tipologia di incentivo. Anche su questo io ci andrei piano. Utilizzerei, come sempre, la precauzione. Ecco, nella, diciamo, nella poca chiarezza della norma, aspetterei che ci fosse un pronunciamento di una Corte dei Conti o dell'ANAC su questa cosa prima di procedere all'incentivazione. La Corte dei Conti Veneto ammette l'incentivo per affidanti anche sotto i 75 euro, perché c'è almeno un confronto di preventivi. Sì, esatto. L'importante è che ci sia anche se è un affidamento poi che viene fatto diretto, ma che ci sia un confronto tra operatori economici, è previsto l'incentivo. Non è previsto l'incentivo quando c'è un affidamento diretto senza nessuna richiesta di preventivi e senza nessuna tipologia di, diciamo di procedura negoziata. I preventivi dell'accordo alta sorveglianza e ricostruzione sisma, l'ANAC ha espresso parere positivo sui bandi di servizi tecnici, non facciano ricorso al MEP in quanto servizi di tipo intellettuale. Sì, allora se l'ANAC ha espresso qualcosa, io sarei curioso di capire sulla base di che cosa l'ha motivato. Potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Nel caso di installazione di un impianto di sorveglianza, contratto misto, gli incentivi vanno calcolati anche sul valore della fornitura dell'impianto. Contratto misto. Sul contratto misto vanno calcolati sull'importo dei lavori. Sull'importo dei servizi, sì, giusto, o della fornitura, sì, è giusto che sia così. Nel caso di installazione di impianti di disegno, ok. Passiamo a questo punto alle modalità di affidamento, perché altrimenti mancano ancora 20 minuti e non riusciamo a finire tutto. Allora, incarichi di progettazione, modalità di affidamento. Che cosa si intende per incarichi di progettazione? L'abbiamo visto nell'articolo 157,2. Sono tutte queste attività: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. Bene. Quali sono le modalità di affidamento? Fermo restando il codice degli appalti, perché tenete presente una cosa, che il codice degli appalti non è stato abrogato. Non è stato abrogato neanche l'articolo 36, quindi rimane in vigore. L'articolo 36,2 lettera A, che cosa dice? Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria. Quindi, inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto. Stop. Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Se volete farlo, dice la linea guida ANAC, che è una best practice, cioè una buona pratica.
Pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro. L'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto al criterio di rotazione degli inviti. Articolo 36,2 lettera B, mediante rimando operato articolo 157,2. Quindi, fino a 40.000, affidamento diretto. Sopra i 40.000 e fino a 100.000, l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti. Gli incarichi di importo pari o superiori a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di quella parte seconda, titolo terzo e quarto del presente codice, quindi o procedure aperte, o procedure ristrette, o procedura negoziata senza pubblicazione del bando, che è una procedura particolarmente forte da utilizzare con molta cautela. Gli incarichi di servizi. Abbiamo visto i servizi di progettazione quali sono, per intendere di progettazione e direzione lavori per lavori pubblici. Poi ci sono tutti gli altri. E cioè i servizi di progettazione di servizi urbanistici, i servizi di verifica della progettazione, i servizi di supporto a RUP in fase di progettazione, i servizi di supporto a RUP in fase di gestione della gara e di esecuzione del contratto. Ebbene, tutti questi servizi rientrano nei tradizionali appalti di servizi e hanno modalità di affidamento leggermente diverse. Si diversificano rispetto agli incarichi tecnici semplicemente per le soglie diverse di affidamento che seguono quelle degli appalti tradizionali. Quindi ricordatevi la cosa che vi ho detto fin dall'inizio: lavori pubblici e quindi direzione lavori, progettazione e così via, con quella procedura, diciamo, speciale prevista dall'articolo 157,2. Tutti gli altri invece sono appalti di servizi, quindi servizi urbanistici, servizi di verifica della progettazione, supporto a RUP, sono tutti appalti di servizi tradizionali e quindi seguono esattamente quello che fate per le manutenzioni del verde, per le manutenzioni dei fabbricati e così via, per i servizi idraulici, se lo fate anche per questa tipologia di professionisti, tra cui anche io. E cioè, fino a 40.000 affidamento diretto, fino a euro 214.000 affidamento a seguito di procedure con invito a 5 operatori economici, oltre a euro 214.000 con procedure tradizionali o procedure negoziate senza bando qualora possibile. Quindi, come vedete, la discriminante, mentre qui la soglia europea 214.000, nelle progettazioni invece di lavori pubblici sono i 100.000 euro previsti dall'articolo 157,2. E questa poi fondamentalmente la diversità. L'altra cosa da tenere presente per gli appalti di servizi è che gli affidatari dei contratti non sono quelli dell'articolo 45 del codice degli appalti, ma sono i soggetti che sono inclusi nell'articolo 46. Cioè sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi ingegneria e architettura, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri e così via, i raggruppamenti ovviamente di questi e i consorzi stabili tra professionisti. Quindi non fate riferimento all'articolo 45 come i beneficiari di questi incarichi, ma all'articolo 46. Decreto semplificazione. Vediamo se facciamo in tempo a parlare anche del decreto semplificazione, perché fondamentalmente è importante. Per i servizi tecnici, ingegneria e architettura, l'articolo 1,1 del decreto semplificazioni prevede espressamente la deroga al comma 2 dell'articolo 157 del codice dei contratti. Quindi fino a 75.000 euro si può ora procedere con l'affidamento diretto e da 700, e da 75.000 euro fino alle soglie comunitarie si può procedere tramite procedure negoziali. Il legislatore, estendendo l'utilizzo dell'affidamento diretto per questi servizi ad euro 75.000, derogando esplicitamente all'articolo 157,2 del codice dei contratti, ha implicitamente portato a tale importo l'obbligo dell'esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del mio rapporto qualità-prezzo. Allora, noi abbiamo visto il codice degli appalti che è tuttora vigente. Adesso, accanto al codice degli appalti, si è inserito questo decreto semplificazione e nell'ultimo quarto d'ora andremo a capire qual è quando utilizzare uno e quando utilizzare l'altro. Il decreto semplificazione prevede quest'altra tipologia di soglia, che è un po' diverso rispetto all'altro, cioè fino a 40.000 euro offerte, sono affidamenti diretti e con l'offerta economicamente più vantaggiosa il minor prezzo. La fonte è l'articolo 36,9 bis del codice dei contratti. Qui c'è una piccola anomalia: da euro 40.000 a euro 75.000, fermo restando l'affidamento diretto perché siamo sotto i 75.000, però per questa tipologia di soglia c'è l'offerta economicamente più vantaggiosa e questo è dovuto a un, non saprei come definirlo, se è un refuso o qualcosa del genere, perché l'articolo 95,3 del codice dei contratti è rimasto e quindi ci dà questa possibilità. Da euro 75, o meglio, più che possibilità è un obbligo,
bisogna utilizzare solo l'offerta economica più vantaggiosa. Da euro 75.000 all'importo della soglia comunitaria, cioè quindi euro 214.000, si può scegliere di nuovo offerta economica più vantaggiosa o minor prezzo. La fonte è l'articolo 1,3 della legge semplificazione, cioè il 120 del 2020. Attendo con impazienza che ci venga chiarito questo dubbio su questa piccola soglia tra 40.000 e 75.000, perché mi sembra veramente attualmente fuori dal mondo. Però se leggete, se vedete esattamente le norme una sull'altra, ahimè c'è questo piccolo problemino, dettato dalla vigenza dell'articolo 95,3 del codice degli appalti. Ma quando applicare il codice dei contratti pubblici e quando applicare il decreto semplificazione? Perché, ovviamente, come vi dicevo prima, il codice degli appalti è rimasto in vita, non è stato abrogato. Prima di tutto bisogna guardare la finalità della norma, del decreto semplificazione. La finalità della norma viene individuata non solo nell'articolo 1 del decreto, ma anche nel comma introduttivo dell'articolo 2 della stessa normativa. Quindi, articolo 1 e articolo 2, sotto soglia articolo 1, sopra soglia articolo 2. Che cosa dice? E riguarda l'incentivazione, questa è la finalità, di investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e ovviamente di fare fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19. Allora, questo vale non solo per gli incarichi tecnici, attenzione, ma vale anche per tutti gli appalti di servizi, forniture e lavori. Si tratta di capire quando utilizzare il decreto semplificazione. Per tutta questa tipologia di appalti, tra cui i servizi tecnici, possiamo applicarlo, anzi, dobbiamo applicarlo, qualora rientrante in questi obiettivi, cioè l'incentivazione di investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi e, diciamo, per appalti finalizzati a fare fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19. In questi casi, bisogna utilizzare il decreto semplificazione. Negli altri casi possiamo continuare a utilizzare il codice degli appalti che, come vi dicevo, non è stato abrogato. Quindi le due norme continuano a camminare. Se questo appalto rientra all'interno di queste finalità, siamo tenuti ad applicare il decreto semplificazione. Il decreto semplificazione ha pensato di introdurre delle deroghe al codice dei contratti pubblici, quindi non dell'abrogazione. Prima fra tutte il contingentamento delle procedure di affidamento almeno fino al 31-12-2021. Infatti, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. La determina a contrarre. La norma incide sulle procedure di appalto attuate entro il citato periodo per i lavori, servizi e forniture e servizi di architettura e ingegneria. Ora, nel caso in cui noi dovessimo accorgerci che il nostro intervento effettivamente rientra tra le finalità della norma, quindi siamo tenuti ad applicare il codice degli, il, chiedo scusa, il decreto semplificazione. E questa cosa ce la dice l'articolo 1, perché vedete che la parte affidata, la parte evidenziata in rosso parla di presente indicativo. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi ingegneria e architettura. Quindi, secondo le seguenti modalità, e viene fuori, diciamo, la procedura prevista dal decreto semplificazione. Quindi, dalla lettura di questo articolo 1 e dell'articolo 2, che è più o meno lo stesso, noi evinciamo che siamo tenuti ad applicarlo, qualora rientra nelle finalità della norma. Ma anche qua dobbiamo stare un pochettino attenti. Perché un'interpretazione più attenta al sistema delle fonti fa invece propendere per una minore rigidità. Quindi, anche se ci trovassimo, diciamo, nelle finalità del decreto semplificazione, dobbiamo stare attenti nella sua applicazione, cioè possiamo comunque decidere. Perché la norma in questione è infatti una deroga e non un'abrogazione delle norme del codice dei contratti, che quindi mantengono immutato il loro valore di legge, producendo effetti giuridici e rilevanza di fronte, e per i principi e gli istituti ivi contenuti. Le procedure ordinarie sono introdotte e disciplinate attraverso norme self-executing della direttiva comunitaria, dunque non derogabili da norme nazionali. Cioè, che cosa significa tutto questo? Che il codice degli appalti viene tenuto in vita.
La norma del decreto semplificazioni, per buona parte, perché poi c'è una parte anche che modifica in maniera temporanea, in maniera definitiva, ma diciamo che la stragrande maggioranza è una deroga e quindi non un'abrogazione del codice degli appalti. Quindi la prima mantiene ancora il loro valore. C'è un'altra cosa ancora da dire, che non poteva, anche volendo, non poteva neanche essere abrogata dal decreto semplificazione il codice degli appalti, perché lo stesso, per buona parte, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla direttiva europea, che è self-executing. Cioè non ha bisogno di una normativa di recepimento. E quindi, nel caso in cui lo Stato italiano voleva modificare il codice, non l'avrebbe neanche potuto fare. Ecco perché si è ricorso alla deroga. Da questo però che cosa viene fuori? E noi? Possiamo, anche per gli interventi ricadenti nel decreto semplificazione, possiamo anche discostarsi dal decreto semplificazione e continuare con la strada tracciata dal codice degli appalti, ma tutto questo deve essere congruamente motivato nella determina contraria. Per una completa motivazione si è cercato di dare qualche piccolo suggerimento. Questo che voi vedete sono diciamo, una sintesi di quel vademecum di cui vi ho parlato all'inizio, che potete tranquillamente scaricare dal sito IFEL, che in qualche modo mette a disposizione l'esperienza di questi funzionari. Per cercare in qualche modo di venirne a capo. La completa motivazione deve riguardare il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previste con norma perentoria dalla legge 120-2020 e la conformità con gli obiettivi emergenziali contenuti nel decreto semplificazione. Allora, se noi ci discostiamo da ciò che è previsto il decreto semplificazione, dobbiamo farlo a ragion veduta. E dobbiamo dire, guardate, noi ci discostiamo, ma comunque non aggraviamo il procedimento per queste motivazioni. La conclusione del procedimento terrà, esattamente, sarà esattamente prevista, come per il decreto semplificazione, quindi quei 6 mesi a partire dal termine a contrarre, e ciò che noi stiamo ponendo in essere ricade negli obiettivi emergenziali contenuti nel decreto semplificazione. L'importanza di questa motivazione è data dal nuovo comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 241-90 e anche dall'articolo 2 bis della legge 241-90. Che cosa dicono questi due articoli? Perché sono così importanti per la motivazione? Perché l'articolo 2-4 bis, che cosa dice sulla conclusione del procedimento? Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano il proprio sito internet istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Cioè, si è messo in moto un procedimento che prevederà dei benchmarking, cioè delle buone pratiche per intenderci per certi versi, riguardo ai procedimenti di affidamento dei contratti. Cioè, noi sapremo più o meno un tempo medio che la pubblica amministrazione ci mette per affidare un contratto, quindi avremo una tempistica di riferimento e noi non possiamo discostarcene da quella tempistica di riferimento. L'altra è quali sono le conseguenze del ritardo. L'articolo 2 bis prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Questo vale per tutti i procedimenti amministrativi, ma anche ovviamente per, a maggior ragione per quelli che riguardano gli affidamenti di appalti. Cioè, nel caso in cui noi dovessimo, si dovesse provare che per un comportamento doloso, e quindi diciamo con una manifestazione di volontà, con un elemento psicologico forte, quindi c'è una volontà di ritardare il procedimento, o anche colposa quando non c'è questa volontà, quindi noi non dovessimo concludere il procedimento entro quei termini che sono stati previsti come benchmarking, le amministrazioni sono soggette al risarcimento del danno ingiusto. E quindi questo è, come dire, qualcosa che in qualche modo ricade nella nostra sfera di responsabilità. Io direi a questo punto di rispondere, perché mancano 5 minuti, risponderei agli ultimi. Che volevo parlarvi del bando tipo ANAC sugli incarichi tecnici, ma vedo che non c'è tempo, diciamo. Vediamo un attimo quali sono le altre domande.
Allora, come si vede nel fedele diretto che posso. Allora, 33. Come si va nella fiera di diretto che posso fare con un solo soggetto a votare l'offerta come ente più vantaggiosa? No, nel senso che lei può scegliere se fare l'offerta come ente più vantaggiosa o il massimo ribasso. Attenzione, se volesse fare l'offerta come ente più vantaggiosa, deve nominare una commissione e quindi le calende greche ci sono, ovviamente. Tenga presente però che il regolamento di attuazione del codice degli appalti, che abbiamo visto tutti quanti in anteprima, prevede un'innovazione, e cioè che per gli affidamenti diretti con l'offerta ovviamente più vantaggiosa non si nomina più la commissione, ma è lo stesso RUP a valutare tale offerta. Fino a 75.000 euro, come faccio ad applicare l'offerta ovviamente se posso ricorrere all'affidamento diretto? E questo che si riferiva a quando era diffuso? No, non mi riferivo solamente a questo, mi riferisco al fatto che tra 40.000 e 75.000 euro c'è l'obbligo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non il minor prezzo. Questo è il refuso. Poi tenga presente che sotto i 75.000 euro può utilizzare il massimo ribasso, ma no, cioè sotto i 40.000 euro, ma non tra i 40.000 e i 75.000. Articolo 2,4 del decreto semplificazione prevede la possibilità di erogare al codice di appalti salvo normativa antimafia e direttiva comunitaria nei settori di edilizia. Ritiene che si possa applicare anche al sottosoglia? Sì, certo, anche al sottosoglia, perché l'articolo 2 riguarda il sottosoglia. In caso positivo, ritiene che si possa derogare per i servizi tecnici sottosoglia al criterio dell'aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa? Articolo 5,3, grazie. Allora, sì, nel senso che per il sottosoglia è previsto anche il minor prezzo, e questo ce lo dice quella tabella che avete visto prima, cioè abbiamo adesso la possibilità di poter scegliere tra affidamento diretto e offerta economicamente più vantaggiosa. È ovvio che l'offerta economicamente più vantaggiosa sull'affidamento diretto diventa poco praticabile, però voglio dire, se qualcuno se la sente, io direi attendiamo il regolamento di attuazione del codice degli appalti, dove è prevista quella norma che vi dicevo prima, cioè dove il RUP può valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa anche gli affidamenti diretti, cioè senza nominare la commissione. L'esclusione automatica dipende da quanti inviti le fa e quanti rispondono ovviamente a questi inviti, se siamo sopra o sotto la soglia che ha previsto la norma. Sì, quindi scusi, tra quando io sono obbligato a fare le più vantaggiose sulla carta attualmente sarebbe sì, però oggettivamente su questa parte, proprio perché non è chiara ed è completamente diseconomica dal punto di vista gestionale, io motiverei, io le dico subito come ho fatto. Io ho fatto un affidamento del genere, l'ho fatto proprio qualche settimana fa, nella determina a contrarre in cui ho deciso quale procedura utilizzare, ho detto guardate, malgrado la combinazione mi dica di utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa, io applico comunque il massimo ribasso, cioè il minor prezzo, in quanto ritengo l'offerta economicamente più vantaggiosa diseconomica dal punto di vista gestionale, perché mi aggrava il procedimento. Tenga presente che quando noi motiviamo e soprattutto quando motiviamo in questi frangenti in cui effettivamente c'è un refuso, insomma, problemi non ne abbiamo, motiviamo e andiamo avanti. Quali verifiche da fare sul possesso dei requisiti ex articolo 80 per incarichi professionali sotto i 40.000? Allora, c'è una, se lei va a vedere le linee guida numero 4 sulle procedure negoziate, vedrà che fino a 20.000 euro. Lei le verifiche che deve fare non sono poi tante, cioè nel senso sono quasi nessuno, ma si basa semplicemente sul DGE, sull'autocertificazione. Sopra i 20.000 invece lei deve fare le verifiche previste non per i carichi pendenti, ma per il certificato giudiziale, quello sì, poi il DURC e l'Agenzia delle Entrate. Se ho capito bene, nei servizi di progettazione tra 15.000 e 15.000 euro è più. Sì, esatto, è un'assurdità, ce lo siamo detti, è un'assurdità. Però, come dicevo prima, basta motivare, motivate nella determina, insomma, non è un problema. In caso di ricorso al MEPA, può bastare l'autodichiarazione lasciata in sede di abilitazione o necessario comunque fare le verifiche? Allora, dovete utilizzare il DGE.
utilizzate, lasciate perdere le classiche autodichiarazioni, ormai è obbligatorio il DGE, e le linee guida ANAC numero 4 ci dicono che il DGE basta quello al posto delle verifiche, fino a 20.000 euro. Se faccio una procedura negoziata senza bando, ex articolo 1,2 lettera D, l'incarico inferiore a 75.000 euro, e faccio prima una sessione interesse, se mi arriva meno di 5 mesi, se interesse, vuoi attivare i preventivi mancanti, vuoi attivare almeno 5 video, siccome ho fatto una sessione interesse, se raccolgo meno di 5 interessati, è sufficiente invitare solo chi ha risposto. Sì, allora se lei fa sotto i 75.000 euro, lei può fare anche l'affidamento diretto, quindi se fa una manifestazione di interesse è perché, non so, avrà deciso di farne. Di chiedere anche altri, quindi il problema non si pone. Se può arrivare anche una sola manifestazione di interesse, lei non ha nessun tipo di problema, non l'avrebbe neanche sopra i 75.000 se ce la vogliamo dire tutta, perché significa che il mercato non ritiene conveniente probabilmente quel contratto e quell'incarico, quindi non ha problemi. No, sopra i 75.000. Incarico sopra, non inferiore, sì. Allora, sopra i 75, la stessa cosa, cioè se arrivano meno del limite che lei ha previsto, può continuare a fare su Meta l'affidamento attraverso RDO, perché significa che il mercato non ha ritenuto particolarmente conveniente quell'incarico. Perché si utilizza l'articolo 36, se lei va a leggere, dice sempre 5 operatori economici ove presenti sul mercato. Quindi significa che in quel caso lì, diciamo, non c'è stata tutta questa appetibilità. Sono le 13.02 e noi ci dobbiamo salutare perché siamo arrivati alla fine. Quindi niente, Alessio, se ci sei, o Francesco Carta, vi do Ti la linea, ringrazio Gian Piero, perché siamo ringrazio arrivati tutti alla quanti i fine. partecipanti. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo webinar nell'ambito dell'Osservatorio Investimenti. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a te Gian Piero. Alla prossima.